vostre cose ragazzi, lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdere niente dei video futuri. Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa. Soprattutto ragazzi, cliccate sulla campanellozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri. Buona visione! Quella ti sta benissimo. Ti mette in risalto gli occhi. Tu dici? Se ne compri due, paghi la metà. Wow. Ancora tu? È tuo il negozio? No, è di mio papà. Ah, quant'è? 800 rupie, grazie. 800 rupie? Ok, ok, per te 5,50. Incredibile. Allora, tuo padre ti lascia spesso da sola? No, è andato a combattere i ribelli. L'ha obbligato l'esercito indiano, eh? No, è partito volontario. Davvero? Ma se fosse stato per me, non t'avrei lasciato qui da sola. Ok. Queste sono 300 e... Nuova offerta. 400 rupie più Ganesh. Te lo sconsiglio. È rotto, vedi? Non conosci la storia. Ganesh affrontò Parashurama mentre era a guardia della porta del padre. Sì, per difendere l'onore del padre, Shiva, e restò con la zanna mozzata per la lotta. Interessante. Comunque, non è in vendita. Giusto in tempo. Ok, senti, 600 rupie, tieni il resto. Ehi, aspetta! Ehi! Ti serve una guida. Eh? E quanto mi costerà? Mia sorella ha bisogno di me. Come le porto la spesa per stasera? Perché mi tratta di me? Devo salire su quei camion prima che parta. Allora, il tuo Ganesh, quanto vuoi? Davvero? Non è in vendita. Scusa. Che c'è? Senza offesa, non vai male con i borseggi. Ma rivoglio il mio Ganesh. Grazie. Va bene. Complimenti per l'impegno. Grazie.
nessuno può attraversare il ponte, è troppo pericoloso. Senti, piccola, ci siamo divertite, ma adesso devi andartene. Ho un letto in più in negozio, 300 rupie. È il prezzo migliore di tutta l'India. Ok, no grazie. Devo salire sul camion. Pessima idea. I ribelli sono gente cattiva. Ascolta, devo aiutare un amico, ok? Senti qua, quando torno ti offro una pizza, ok? Ok. Bene. Merda! Diavolo! Signore, aspetta. Signore! Oddio! Ho perso il mio papà, stavamo mangiando il gelato, non lo trovo più! Non posso tornare a casa senza di lui! Tutto ok, tutto ok, cosa succede? Era proprio lì, in piedi! Un attimo, eccolo! Porta rossa. È questa. Meglio di niente. Andiamo. È solo una zona di guerra attiva. Niente di speciale. Andiamo! È qui dentro! Che state facendo? Oh, subito! Non ho fatto niente! Maledette spie! Cosa? Che no. Oh, ti dai fuori dai piedi! Cammina! Sto mettendo! No! Sul furgone! Muoviti! Avete sbagliato! Ve lo giuro! Sul furgone, ho detto! Ora! Ehi, aspetta. Quanta fretta. Chi mi dice che non vendi merce di contrabbando? Braccia su. Ehi. È pericoloso uscire a quest'ora. Ehi. Dove abiti? Ehi, sei sorda? Rispondigli. Ti ho fatto una domanda. Dove abiti? Ad Arafta. No, adesso non posso. Invece puoi. Sì, signore. Ti aspetto dentro. Ricevuto.
Tu, con me. La mitragliatrice. Signore, riguardo a lei? Lasciala passare. L'hai sentito. Su, muoviti. Per loro fortuna ho altro da fare. Porta rossa, trovata. Non fumo. Sei inutile. Se non guadagno, non mi interessa. Fine della storia. Su, andiamo, amico. Sto vivendo di nuovo. Già, lo so. Ripulita a questo posto. Si avvicina. Non dovremmo stare in strada. Ok. Da un'ora finiamo il turno. Devo dormire. Vuoi dormire nel campo? Oh, merda. No, che tempismo. Questo era l'ultimo. Quasi. Ce ne sono un paio nel vicolo. Pink Lotus. Che significa? Sav da quando inseguiva Ninnoli per tutta l'India. Non vedo l'ora di entrare in azione. Questo posto è una folla. Questi lavoratori. Il governo non ci prende sul serio. Ben presto cambieranno idea. Merda! Ah!
Qualcun altro? No? L'esercito indiano fa sul serio. Oh, il Pink Lotus. Lo immaginavo diverso. E l'altro... Sei nel posto sbagliato, donna. Ma che diavolo! Ti tengo in pugno! Sei in ritardo, Fraser! Bello rivederti! Che accidenti fai? Dovresti essere professionale. Oh, dai, rilassati. Vivrai più a lungo. Rilassati? Sono settimane che seguo Asav. Quell'uomo è del tutto imprevedibile. È solo un guerrafondaio senza una guerra. No, tu non lo conosci come me. Cambia posizione e comportamenti ogni ora. Per noi sarebbe folle correre rischi inutili. Noi? Mettiamo in chiaro una cosa, allora. Qui comando io. Se vuoi la tua parte, noi seguiremo le mie regole. Cosa hai deciso? È quello con la barba. Così mi piaci. Carino. Siamo gli psicopatici. Nessuno è perfetto. E il campo base? Ultimo piano, il balcone. Va bene. Su, andiamo. Avevo studiato un percorso. Ma ora ci stanno cercando. Cosa suggerisci? Mi inventerò qualcosa.